Buonasera e bentrovati amici del Classic Formula One Series, da parte di Raffaele Lelli per voi Roshi, insieme a me a vivere questa serata che tra pochissimo ovviamente vi andremo ad introdurre, il buon Ernesto Coppola, Mister X. Buonasera Ernesto. Ciao Raffaele, buonasera a tutti. E allora cosa stiamo trasmettendo? Il secondo round della categoria M del campionato italiano Gran Turismo 7, sponsorizzato con il benestare, insomma con il patrocinio di NGZ, Libertas, una collaborazione tra FIT, il Classic, e tanti ragazzi che magari nel corso anche della serata, visto che sarà un'ora di gara, avremo molto molto tempo per raccontarvi nel migliore dei modi. Proprio lo andremo a fare. Per il momento ci vediamo questi ultimi attimi della sessione, qualificazione, questi ultimi minuti nella categoria AM, trasmessa qui sul canale Twitch del Classic Formula One Series. Insomma, la pioggia è classica, Ernesto Alfucci, sembra un po' il 76 quando andò al ritiro, perché abbiamo visto qui la staccata di curva 1, un Beetle andare decisamente lungo, sfiorare la posteriore della Supra di Nidbrogge. Diamo anche uno sguardo ai piloti in pista al momento, momentanea pole position di GTO Andea 91 con un 73 millesimi di vantaggio nei confronti di Jaguar Pau, ma in realtà il miglior tempo è stato fatto registrare da GT Avi. Credo siamo in conclusione della qualifica, quindi aspettiamo eventualmente che i piloti vadano, ritornino ai box. Sapete, così come il GT Sport, il GT7 ogni tanto fa fatica nel assegnare. I tempi vengono registrati, ma poi mostrarli, soprattutto poiché siamo in pratica, visto che ancora Polifoni non ci ha fatto il piacere di rendere disponibili le sessioni multigiocatore con le qualifiche, siamo per il momento in attesa e quindi ci stiamo adattando un po' alla volta. È i box Jaguar Pau, piloti che quindi credo stiano prendendo ancora un po' di confidenza con questo tracciato veramente allagato. C'è in pista Matteo Pitaccio, voce che ha accompagnato Marcus Ericsson alla vittoria della IndyCar poche ore fa, no, 24 ore e qualcosina fa. Splendido quindi ritrovare Matteo in pista, purtroppo non è riuscito a partecipare alla prima gara. E a proposito di ciò, magari visto che siamo in attesa, infatti eccolo qui, sposta adesso la bandiera a scacchi come indicato dalla direzione di gara, visto che siamo in attesa della chiusura della sessione di qualificazioni, ridiamo uno sguardo a quanto accaduto nella prima gara con i risultati del primo round che si è disputato al Dragon Trail di questo campionato. Come vedete a sinistra la categoria M, che eventualmente se avete più device, ma in realtà potete anche suddividere lo schermo del vostro monitor, del vostro PC, o eventualmente da PC tenete noi e volete seguire anche poi la categoria Pro, poiché c'è Garasa 91, insomma un nome, un nickname che fa tremare eventualmente un po' tutta la community italiana, perché più che rapido, ecco, cronometricamente parlando, però si sono ben difesi anche alle 24, Arche, Resistenzita, Big Bonny 46, Zitelli e poi alcuni nomi che eventualmente, almeno a me ed Ernest, che ci sta seguendo qui nel Classic, possono essere più conosciuti come Alesi, Flaminio, Mister Crive, in ottava posizione Vulcano, e buon Ernesto non è riuscito a prendere il via di quel GP e ci sta complicando molto in effetti GT7 la realizzazione di questo campionato. Più che G7 sono le connessioni che stanno a complicare tutto. Già si porta dei problemi da predecessore GT Sport e a quanto pare sono stati risolti ancora dei problemi. Speriamo che con le prossime patch mettano una pezza, diciamo. Veniamo quindi alla categoria AM, dove è stato Salone 17 ad ottenere la vittoria davanti a Nico SO, poi GT Firth, GT Avi, Andrea 91, Thomas Batti, Nidbrogge con la Inter, ACM Rinaldi, il buon Lopez che 88, che in effetti anche per i ragazzi del Classic lo conoscono bene, visto che corre sì in F2 ma anche nella categoria F1 ha corso quest'anno, e Essi Dugris, perdonatemi, alcuni nickname sono nuovi anche per me. CJ, non Johnson, ma CJ Cerbola, SF Palmieri e poi Matteo Pitaccio. Purtroppo non è riuscito nemmeno a prendere il via a questa prima gara a causa di difficoltà proprio di connessioni che non riusciva proprio ad entrare in stanza. Attendiamo quindi la conclusione con questa sessione di qualificazioni. Vorrei aggiungere solo una cosa, che in gara 1 la stanza M è stata, per un bug del gioco, si è chiusa in anticipo, quindi sono stati assegnati i punti dimezzati.
Ah sì, in giudicare, gara. sia difficoltà a partire, c'è stata la partenza lanciata dietro la safety car con la direzione di gara e quindi è dovuta scendere in prima persona in pista, dare il via ai ragazzi, quindi c'è stato un po' di difficoltà nel riuscire a partire, però anche questa è stata una novità e decisamente interessante, splendida comunque la livrea di Andrea 91, campeggiano ovviamente come detto in precedenza i loghi delle partnership che stanno accompagnando questo campionato come Piramidea che su Formula Italia Team ha accompagnato sponsorizzando anche le finals, quindi è ben conosciuta, diciamo, si è legata particolarmente alla community di Formula Italia Team e con Formula Italia Team, visto che siamo sul Classic, già nella passata stagione abbiamo organizzato molteplici eventi su GT Sport. Nell'unione, diciamo, tra il FIT e il Classic si è aggiunto il DC Team che anch'egli porta soprattutto in pista una moltitudine di piloti che mano a mano nel corso della serata andremo anche a snocciolare nel migliore dei modi. Momento sessione Sì, credo terminata, quindi attendiamo sono ai box per passare le gomme per la partenza. che. Molto bene, allora con le immagini magari torniamo su. Contano pochi. Sì, vai, vai. Ti volevo aggiungere che ci sono 2 punti per la pole position aggiuntivi e 1 punto per il giro di Cingara. Quindi già fare un'ottima qualifica ti fa portare a casa 2 punti. Dovrebbe migliorare. Abbiamo una fase particolare. Nel momento ve la mostriamo, ve la recuperiamo subito. Togliamo qui i risultati del precedente round. Una sorta di rolling start con i piloti che stanno scendendo in pista e attendono essenzialmente la possibilità di poter passare poi alla fase di gara. Ah, il C'è via chi. dovrebbe essere alle 21:50, quindi. Ah, ok, quindi c'è chi sfanala, c'è chi si prepara. Prima abbiamo visto qualche ragazzo anche seguire qualche borna. Qualche ciambella, qualche donuts e purtroppo ho visto una disconnessione di Matteo Pittaccio, quindi speriamo riesca a rientrare il prima possibile istanza, visto che anche la precedente gara non è riuscito poi a dare il via al suo GP, a Subaru con Thomas Battila, Jaguar con CJ Cerbola, che piloti che procedono in parata con la Inter, che con il New Beetle lo va ad affiancare, anche a sovravanzare il buon ESIF Palmieri. 3 minuti intanto all'inizio della gara, la nuova Supra l'abbiamo vista adesso, un'altra Subaru con l'Inter l'abbiamo vista in precedenza, la McLaren, infatti poco vista È in l'unica questo quadro McLaren che insieme. c'è. È l'unica, è tutto il campionato. Spopolano le WRX, Subaru. Immagino la trazione 4x4 sia No, non c'è molto importante. trazione 4x4 del GT3. Ah. È motore anteriore con trazione posteriore, quindi una FF, scusa, una FR, però ha tanta stabilità in ingresso. Oltre a una velocità di punta davvero importante. Io purtroppo non posso andare su Lopez Cuttadato che lo ritrovo in semi-spin, il buon Lorenzo Tamorri che tanto ci ha fatto divertire quest'anno nel Ricordiamo Classic con la F1 e la F2, che infatti adesso sta un po' giocando, diciamo. no, non è che stanno giocando, semplicemente hanno impostato le gomme per la Ah, partenza, quindi giusto. si partirà con l'asciutto, quindi hanno le gomme d'asciutto, sono pista allagata e non stanno in pista, Giustamente. semplicemente. Torna in pista allora Matteo Pittaccio anche lui con un discreto slide arrivando lungo in curva 1, splendida la AMG Total Black con poi qualche ovviamente gli adesivi obbligatori imposti, non solo quelli come vedete con il numero personalizzato del pilota, ma anche quelli legati a Piramidea, ESL Italia, ce ne sono molteplici, il Nico passeggia piano piano, Nidbrogio si è messo in posa per una foto, quindi c'è chi invece si diverte a fare le borno e attendiamo quindi soltanto le 21:50 per poter dare il via quindi a questa seconda gara del campionato. Quindi Matteo Pittaccio è riuscito ad entrare prima della partenza, Sì, quindi ce l'avremo una anche in pista. partenza regolare. Sì, è perfettamente pista, sta guidando lui, quindi pronto per poter correre anche lui questa sua prima gara. In effetti, il campionato, visto che nella precedente non ce l'ha fatta, il campionato italiano Kimi Cambiato lui! Vassenter. Attenzione, qui una. Ah no, fortunatamente il Costi ha aiutato, altrimenti ci sarebbe stato uno schianto decisamente vigoroso.
La categoria Pro, intanto vado a dare uno sguardo se sono partiti con anche Sono in l'altro paio. qualifica. Sì, sono partiti. E dovrebbero essere 5 minuti alla fine della qualifica, anche loro. Beh, a livello di medio Ernesto è un po' divertente, ecco, diciamo, mettiamola Molto così. divertente. Molto divertente. E bisogna stare attenti a che si fanno nel cambio di condizioni meteo, quindi pure con le gomme. E non sempre la gomma che ti aspetti sia quella migliore. Al momento la migliore prestazione è stata ovviamente nella lobby pro, stiamo parlando da Garasa in 36.706. Sto Buon cercando di vedere tempo, se immagino riparo fatto qualche con le scudetto. morbide. Beh sì, presumo prima che arrivi la pioggia nei primissimi minuti quindi della sessione. Sto cercando di vedere se c'è la possibilità di avere anche noi tempi. Purtroppo non credo perché sono tornati tutti ai box, via. Eh no, poi essendo prova non mostra. Fatica, Esatto. dai, un po' alla volta anche GT7 ci aiuterà nel migliore modo nell'andare avanti in questo Ah, campionato. abbiamo visto la poll di GTA, era 37,7 nella lobby AM. Un secondino, quindi rifilato da Garasa, ma certamente un... Ovviamente poi ci sono state le prequalifiche, quindi per questo, anche se si parla di categoria Pro e categoria AM, ci sono state le prequalifiche, Dragon Trail, quindi i piloti hanno avuto 3 giri consecutivi, se non vado errato, Ernesto, e si faceva... 5 Ah, giri 5. consecutivi e poi veniva fatta la somma sui 3 miglior tempi fatti registrare e si è stilata la classifica dei 26 partecipanti. I primi 13 andavano per categoria Pro, gli ultimi 13 per categoria M. Molto bene, grazie mille. Buonasera anche ai nuovi follow che ci stanno raggiungendo qui sul canale Classic. Ricordiamo, siamo in doppia trasmissione sia qui sul Classic Formula One Series che sul canale di Formula Italian Team. Quindi buonasera e benvenuti a tutti i ragazzi. Il titolo lo aggiorneremo poi più avanti. Siamo in attesa dei permessi da parte della direzione di gara, che però è ovviamente impegnatissimo in questo momento, soprattutto per lo leggete anche dalla chat per permettere a Credo. Matteo Pittaccio di andare in gara. Questo sarà di. Credo che ci sia un problema col tempo di pittaccio. Essendo uscito dalla sessione, gli ha azzerato il tempo. Quindi la cosa migliore per lui è fare un tempo anche se in ultima posizione, però almeno partire, dare il via a questa sua stagione. Esatto. Altrimenti c'è anche il rischio che non venga. Certo, la situazione è peggiore perché è costretto a chiuderlo un giro, però con le gomme slick sono il diluvio, quindi. Trentasette 730. Intanto adesso che c'è Matteo in pista con tutte le Sì. informazioni siamo riusciti a recuperare il giro più veloce fatto registrare dalla categoria M con FRT GT AVI in momentanea pole position, poi GTO Andea 91 a chiudere la prima fila e SEL Dagris che scatterà dalla terza fila, quindi ad aprire che scatterà dalla terza posizione, quindi ad aprire la seconda fila sulla griglia di partenza. Pittaccio ovviamente, purtroppo sì, perdiamo un po' di tempo, però è per permettere ovviamente a tutti i ragazzi di correre e purtroppo ecco il gioco ogni tanto non aiuta sotto questo punto di vista. Ha fatto un primo giro Matteo in realtà perché ha un 3.46.313, però credo sia il giro di uscita, che non so Sì, se tutti l'hanno deve completare questo giro. visto in alto nel teleschermo è passato Lopez che completamente di traverso verso la via di fuga Ma c'era anche con la Inter che è passata di traverso. È che non passa inosservato Lorenzo con quei cerchi, quella livrea così con questo arancione elettrico. Vi posso garantire che guidare con le gomme da asciutto su una pista completamente allagata è davvero impossibile. Cioè, anche sul dritto, se vai full gas, soffri di acqua plana. Intanto stiamo partendo. Sì, ci Attento, siamo diciamo, con la prima fila, quindi con FRT GT AVI e Andeo 91, poi Dagris e Nico in seconda fila, terza fila con Nid Broge e Thomas Sbatti, tutto pronto per il via di questo secondo round del campionato italiano Gaming Center. Gara al Fuji, un'ora di gara, quindi una mini endurance per i ragazzi della categoria AM che 50 minuti. scattano in questo momento, 50 minuti, pardon.
Allora si inizia con Avi e tutta la corsa, chi anche cerca di guadagnare il più possibile con la scia verso Kura 1, staccata profondissima da parte di Dagris che subito va ad insidiare Andeo 91 all'interno di Kura 1. Splendida manovra da parte di Dagris che a sua volta è riuscito a difendersi nei confronti del Nico 90 che stava mettendo subito pressione al compagno di scuderia, vista la livrea uguale per i due ragazzi che... Diciamo, hanno avuto un ottimo start dalla terza posizione in giù. I primi due sono sembrati leggermente piantati, o forse anche Andeo non se l'è sentita di frenare in maniera molto vigorosa fin dalla prima staccata. Lotta qui con un contatto, finisce in testa da Thomas Batti con la sua Jaguar. Credo sia arrivato a pizzicare l'anteriore di Cola Inter. Mentre grande partenza invece Matteo Pitaccio è già risalito in nona posizione. Sono avanzato sì Thomas Batti che è finito in testa coda, ma anche Lopez che è Matthews. Siamo on board proprio con il... C'è stato un piccolo contatto tra Cola Inter ed Palmieri. E esce male dalla chicane Cola Oh, vedo Inter. penalità, attenzione. Panciata qui intanto sportellata Prendo. concessa vista le vetture con ruote coperte. Perdonami, ma c'è un Matteo Pitaccio inferocito con Cola Inter che riesce poi a riprendersi la posizione, ottava posizione per Pitaccio, quattro posizioni guadagnate soltanto nel corso del concorso. Attenzione. Attenzione che Palmieri col contatto che ha avuto con Thomas Batti ha avuto 5 secondi di penalità. Un'eternità e credo li vada a scontare fin da ora. Si fa anche sulla Subito. destra, credo. Per tornare ai box, perché ondeggia molto la sua vettura, la sua Subaru, credo ci siano dei danni anche. O forse sportivamente si è fatto sulla destra No, semplicemente per evitare di essere tamponato. esatto, si è tolta dalla traiettoria. Molto sportivo allora sotto questo punto di vista. Torniamo lì davanti, poiché a chiudere il primo giro è riuscito GT Avi che cerca già di scavare un solco importante nei confronti di Dagris. È scattato rapidissimo. Pilota a bordo della Subaru. Giallona che anche lui non passa inosservato. Certo. Poi seconda Gialla posizione. nera. Seconda posizione per Dagris, che è stato autore di una grande staccata in Kura 1 nei confronti di Andeo, che ha perso la posizione anche nei confronti di il Nico 90. Quindi non un primo giro così felice per Andeo. Vedremo anche a livello di strategia, magari ha scelto uno pneumatico duro Ah, rispetto a tutti gli altri con la media. credo che stanno tutti con la media perché è l'unica gomma obbligatoria e sapendo il meteo ti posso assicurare che non si sa se a fine gara ci vanno o meno. Quindi, dato che devono rispettare tutta la gomma obbligatoria, stanno tutti con la media sicuro. Percepisco del divertimento nell'organizzazione. Si unisce alla festa invece un Matteo Pitaccio incredibile dall'esterno. Addirittura quella penultima curva si può fare vista la lunghissima traiettoria che va ad implicare, ad infierire Matteo Pitaccio nei confronti di Nid Brogio che poi scondola sul cordolo, saltella la sua MC. Un Pitaccio incredibilmente scatenato dall'ultima posizione. È già sesta alla conclusione del secondo giro e punta CJ Cerpola. Poi ci sarà un piccolo strappo a dover ricucire di quasi 2 secondi. Visivamente parlando nei confronti di GT Andeo, e sarebbe il traino che porterebbe addirittura fino al podio Matteo Pitaccio. Andiamo on board con lui alla sua spalla destra, vediamo se riesce ad andare profondo in staccata verso curva 1. Si fa vedere gli specchietti della Jaguar di Cerpola. Pitaccio. Vai vai Ernesto, Pitaccio. Pitaccio con tutti i sorpassi ha fatto giro veloce Ora 1:38.674. forse il traino della scia nel rettilineo principale di Cerbola lo ha aiutato, ma arriva un fucsia di 30 millesimi qui nel primo settore, visto il collega del buon Matteo, il fucsia ci stava in questa esternazione. Qui ondeggiano molto le vetture, ma è il solito effetto di GT che sotto questo punto di vista non aiuta a capire bene la lettura della situazione. Incrocio delle traiettorie da parte di Matteo, bellissimo anche questa manovra nei confronti di Cerpola. Si fa vedere in frenata all'esterno sulla destra, poi entra più lento, incrocia, va prima sull'acceleratore, riesce a sopravanzare anche Cerpola che forse prova a replicare il sorpasso qui alla chicane, va all'interno. Sulla destra, profondo Pitaccio che difende egregiamente la quinta posizione, entra in top 5 in 3 giri dall'ultima casella fino alla top 5 per Matteo Pitaccio. Adesso 2 secondi e 6 da recuperare nei confronti di Andeo, che invece a sua volta accusa quasi 2 secondi dal suo compagno di scuderia, il Nico 90, che insegue a mezzo secondo da molto vicino Dugris, che però sta esprimendo uno splendido ritmo con la Supra, questa compattina anch'essa con un forte colore evidenziatore anche nell'estrattore posteriore, questo verde evidenziatore, diciamo il Nico 90, una folata di vento, assolutamente no, diciamo dei riflessi, fortunatamente è Ah. nuvoloso il meteo, perché qualche riflesso su quel verde potrebbe anche accecare.
il Nicolò. A proposito di vento, è un peccato non poter vedere il radar meteo, che da quanto ne so, infatti i primi si stanno fermando. Taccia aveva le morbide, Sì, ai attenzione. box Pittaccio e Need Bro, c'è Pittaccio che a quanto pare è stato uno dei pochi piloti a partire con la gomma morbida. Quindi questo spiega pure Il la boost, sì. grande trazione che aveva a metà curva e in uscita curva. Comunque può essere una scelta saggia, perché partire con la morbida e cercare di guadagnare quanto più tempo possibile. Arriva una penalità per Pittaccio, non ha oltrepassato la linea. Aveva già la penalità appena uscito dalla P3, quindi forse ha pestato quella Ci ha messo la d'ingresso. media. Gomma Sì. media, sì, per Pittaccio, e quindi piloti che in uscita invece rispettano tutti quanti la linea, rimangono alla destra, non la vanno nemmeno a toccare, ma non infieriamo ulteriormente su questo. Su quanto accaduto a Monte Carlo c'è un po' di lotta, potrebbe esserci a meno che non decidano di trainarsi tra Matheus, Thomas Batti e Palmieri. Torno però prima qui davanti, infatti, poiché vedevo il Nico dalla minimappa molto vicino nei confronti di Dagris, è sempre stato molto vicino al pilota della Supra, però ancor più si è dovuto fare sulla destra per evitare di tamponare Dagris, che invece a sua volta ha perso qualcosina, quasi mezzo secondo. L'avevamo lasciato che era 1,9 nei confronti di GTA, e si sta oscurando rapidamente il cielo sopra al Fuji International Speedway. Io andrei in onboard con qualcuno per vedere se scendono già le prime gocce di pioggia. Siamo on board con il Nico 90 che insegue il posteriore dei Dagris. Splendida questa immagine con i fanali che vanno a fendere la nebbia che si sta attanagliando sul circuito giapponese. All'interno di curva 1 riesce in una splendida manovra il Nico 90, con anche l'aiuto, tra virgolette, a parte di Dagris, molto sportivo nel lasciare la porta all'interno in curva 1, nel non chiudere in maniera esagerata. Si accendono tutti i LED, anche quelli sulla portiera laterale, per evidenziare ancora di Tutti. più il numero, e un po' la nebbia le nasconde, però poi quando vengono messe a fuoco perfettamente queste curve diventano ancora più belle con questi effetti, questi giochi di luce. Particolarmente elaborata la Subaru del Nico 90 GT Andeo, ma anche la Subaru sempre con FRT GT AVI. Al momento avremo 4 vetture, in realtà sono effettivamente 4, voglio dire 3 Subaru, ma in realtà sono 4 vetture giapponesi. Adesso nelle prime 4 posizioni, vista anche la Toyota Supra di Dagris. In quinta posizione abbiamo l'inglese, la Jaguar con CJ Cerbola. Poi Palmieri in sesta piazza, anche lui a bordo della Subaru, quindi si torna in Oriente. Thomas Batti con, sembra una Mazda, Sì, la Subaru BR-Z dovrebbe una essere Subaru quella. No, l'altra. no, è la Ok. Subaru BR-Z, campione del GT500 del 2021. Allora la McLaren, poi Matheus, quindi torniamo in Inghilterra, c'è un po' di Germania solo con la Inter a bordo del Beetle e Garasa nella Lobby Pro. Restiamo in Germania con Matteo Pittaccio a bordo della sua Mercedes AMG, al momento in decima posizione a 12 secondi da con la Inter. Ricordiamo che Pittaccio è il primo dei piloti ad aver effettuato un pit stop. Torniamo in Oriente con la Toyota, la Vision. Anche, scusami, anche Nid Sì. Brogge ha fatto il pit stop. Però credo ha commesso un errore, ha avuto, perché tra Sarei l'altro anche adesso ha curioso di vedere che gomma ha ricevuto montato. 3 secondi di penalità, incandescente intanto i freni anteriori della sua Supra, la staccata della chicane. Credo abbia commesso un errore perché usciva appena dietro Pittaccio. Pittaccio invece ha 12 secondi di vantaggio su Lopez, che a sua volta ne ha 17 su Nick Proce, quindi sicuramente un testacoda, una serie di escursioni credo per il pilota. Purtroppo al momento in ultima posizione. Recupera qualcosina Nico nei confronti di GTA, vi continua questo effetto elastico tra i primi due classificati. No, pardon, Nico ha sopravanzato Dugris, ce lo siamo perso credo nel rettile. Ah no, ve l'avevo commentato alla staccata di curva 1, avevamo ben visto. Esatto. E quindi forse potrebbe essere diciamo la scia che ha aiutato Nico nel chiudere la manovra nei confronti di Dagris ad aver portato questo guadagno nei confronti di GTA, ma anche qui nel misto in realtà si faceva sotto in staccata, prendeva 2 decimini a GTA, forse una diversa interpretazione anche di un T3 così guidato. Ernesto, le curve sono lunghissime e vediamo anche piloti che entrano tanto larghi, chi invece sta subito interno verso il punto di corda, però poi esce più lento e c'è un credo quasi 2 km di rettilineo poi da dover affrontare. Sì, allora partiamo dal presupposto che non tutte le macchine nel settore misto reagiscono alla stessa maniera. Quindi c'è una macchina che deve allargata la curva, invece un'altra che può fare più stretta e farla alla stessa velocità dell'altra vettura. Però
però la Supra è molto lenta su dritto, e, a differenza della Subaru, siamo all'incirca sui 6 km/h senza scia di differenza, quindi pure quello ha fatto tanta differenza, sorpassando il primo. Un po' nella terra nessuno, di nessuno, purtroppo CJ Cerbola, troppo lontano da Andeo, quasi 8 secondi all'incirca, 5 di vantaggio nei confronti di Palmieri. A questo punto torniamo a cercare Pittaccio per dare uno sguardo ai suoi tempi. Va sul 38,6, credo sia decisamente passato sì, avevamo anche avuto la conferma della grafica, è passata la gomma media nel suo pit stop. E bisognerà capire quanto andranno lunghi i primi per cercare a questo punto di arrivare. Oddio, dal meteo direi fino alla pioggia, Stanno tutti aspettando di arrivare la pioggia, perché. è normale. Anche l'usura gomma, cioè l'usura ti dovrebbe permettere di arrivare alla pioggia. Intanto Matteo Pittaccio sta migliorando il tempo di un decimo e due quasi. Focus di Matteo Pittaccio nel primo settore, parziale record nel primo settore. Allora, visto che abbiamo questa occasione, andiamo a bordo con Matteo, saliamo anche di volume, vediamo se riesce a ottenere la migliore prestazione in questa tornata, visto che comunque il resto della compagnia è abbastanza staccata e si aspetta la pioggia al Fuji. Posteriore della sua AMG che veleggia verso l'esterno della curva, va ora sul traguardo Matteo per cercare di ottenere la migliore prestazione. Ne dubito poiché non è riuscito ad essere così pulito proprio nell'ultimo settore, non ce la fa per una manciata di centesimi, 38.877 per una manciata di decimi in realtà, visto che il miglior tempo è stato fatto registrare da lui, ma con gomma morbida in 38.674. Torniamo lì davanti poiché il gruppo dei primissimi si è allontanato, come vedete anche dalla minimappa in alto a destra si parla di un secondo e mezzo, 2 secondi tra i vari piloti, ma si è riavvicinato Thomas Batti a Palmieri, erano già vicini in precedenza, quando poi ci siamo spostati lì davanti, cominciano a scendere le prime gocce di pioggia, almeno da questa telecamera, qui quando siamo verso la Eh fine sì, del te lo stavo per gruppo dire, D. questa era... te lo stavo per dire che l'ottavo giro era quello cruciale, dalle prove che avevo fatto. Oh, piove tanto Questo è il perché tra momento i di gruppi. andare. E allora Sì. andiamo lì davanti, perché credo che tutti Vediamo metteranno cosa la mappa a destra. sceglieranno di... Vediamo cosa sceglieranno i piloti adesso. Si è fermato anche il pilota in ultima posizione. Vai box, bisogna essere molto bravi qui in ingresso, vista la precedente penalità. Vai box Avi, ma non il Nico, che decide di andare dritto. Anche Dagris potrebbe essere una scelta Grande errore. importantissima. Anche Andeo. Grande errore. Allora, all'opera i meccanici di FRT GT Avi, leader della classifica anche della gara, arriva a rifornimento ovviamente anche di carburante per lui, box anche Cerbura, Palmieri e a questo punto presumo tutti gli altri piloti dalla settima posizione in giù, anche Matthews, Pittaccio con la Inter. Pistop lungo per Avi che addirittura GTA fulmina vi sta la facendo il grafica. pieno. Sì. Credo infatti Avi sia andato. Ah, non decide di rientrare Pittaccio, che forse a livello strategico poteva essere una ottima scelta per lui. Dopo aver essere partito con la morbida, poi passare effettivamente alla gomma da bagnato, diciamo pareggiare la strategia per la top 5. Se si bagna come mi aspetto, chi non si è fermato perderà 30 Lasciamo la secondi P3 sto perché giro, tutti i anche piloti che di si più. stanno fermando ovviamente vanno sulla gomma da bagnato. Deve aver commesso un errore Tagris, che è sceso a 7 secondi e mezzo nei confronti del Nico 90, che vediamo se con questo overcut, con il cambio di mescola, riuscirà a sopravanzare FRT GT Avi, che mi sembra essere uscito a pista libera. Ci spostiamo rapidamente su di lui, appena dietro. È dietro Pittaccio che sì, non si è fermato e quindi sarà un ostacolo per lui, visto che con queste gomme slick potrebbe avere delle difficoltà. Difficoltà anche per Dagris, attaccato da Andrea 91, esce
molto più forte il pilota Subaru, va ai box intanto il Nico 90, credo si fermeranno entrambi sia Dagris che Andeo, vediamo se Andeo cerca una magia qui all'ingresso della pit lane, arriva quasi a tamponare Dagris, il ghosting lì aiuta per evitare un patatrack e tornano ai box. Vediamo come si sta muovendo Avi nei confronti di Pitaccio, in realtà ha anche perso qualche decimino, siamo passati... Erano 1,5, adesso siamo addirittura a 2 secondi. Non so se ha commesso un errore o un grande pitaccio. E con questa gomma slick sta ancora tenendo egregiamente sul bagnato. Si fa anche verso Credo destra per andare ai box. che Avi sia andato lungo alla staccata inizio dell'ultimo settore. E allora vediamo dove sarà Avi adesso che uscirà il Nico 90 alla pit lane. È uscito il Nico 90. Vediamo se è davanti, perché potrebbe essere un incredibile Nico overcut. 90 È non ha messo il piede. tank. Infatti, 8 secondi e mezzo ha guadagnato una decina di secondi, visto il distacco che c'era prima del pit stop nei confronti dell'ex allora leader del GP. Cambia allora la classifica di questo secondo round del campionato italiano Gaming Center, con il Nico 90 che va davanti nei confronti anche del leader della classifica del campionato FRT GT Avi. Poi Andrea 91, ovviamente tutti quanti con la mescola da bagnato, visto il temporale to quasi torrenziale che si sta battendo adesso sul Fuji Vabbè, International a Circuit. Fuji. A Fuji non può succedere meno Eh sì, di effettivamente. questo. Ti ricordi negli anni i disastri che ha fatto la pioggia in Formula 1? Anche nell'ultima edizione del 2007 fu un GP Appunto. per, da un lato, quasi dare una mazzata finale del campionato della Ferrari, dall'altro per quasi consegnarlo in mano ad Hamilton, visto l'errore di Alonso, poi purtroppo il gravissimo errore di Vettel sotto la safety car, che per un rallentamento andò a tamponare Webber, se non vado errato, e quindi Sì. dare con totale via libera a una lotta epica tra Massa e Kubica, forse sporca, ma tra le più belle degli ultimi anni, e soprattutto senza DRS. Quindi, cioè, se ad oggi pensiamo a quanto è fondamentale il DRS per il sorpasso, quella lotta invece è incredibile, con vetture decisamente più non male. Oh, lungo intanto Palmieri, erroraccio purtroppo qui alla staccata all'ingresso della chicane, stava quasi per tamponare Cerpola. Questo è un punto difficilissimo, con queste condizioni. Forse ha fatto un errore simile Pitaccio, oppure ha effettuato una traiettoria differente. Comunque, incredibile che di lui, o quanto appena vanno vicino ai cordoli si alzano delle pozzanghere molto, molto alte. Proviamo lì davanti per vedere anche il passo eventualmente sul Cioè, bagnato. Ah no, direi allora non si può prossimo dire niente a giro. GT7. Stavo dicendo che GT7 non ci si può dire niente a livello di meteo, che è fatto davvero bene con le pozzanghere. Sì, visivamente parlando, e soprattutto l'effetto aquaplaning, io mi sono innamorato Mamma. dell'ultima patente della super licenza. Intanto ho visto un cambio nella classifica. Forse, no, forse un ricaricamento, pardon. Dicevo, mi sono innamorato dell'ultima pro della super licenza, perché con la Porsche a Spa, con essenzialmente la traiettoria ideale è simile asciutta, ma appena si esce si finisce in aquaplaning, ed è bellissimo anche soltanto finire in aquaplaning. Insomma, anche io personalmente non avvezzo a dei simulatori veri e propri, è bellissimo. Oh, intanto un piccolo scattino del Nico 90. Ogni tanto questi scatti fanno prendere un po' di paura nei movimenti, tanti scatti per il Nico 90, forse una risincronizzazione, qualche calo di connessione, lo vedremo eventualmente nei distacchi. Alla chicane, incredibile quanto si fermano, scondono, lo fanno girare il posteriore. Sembra quasi motociclistica come guida nel cercare di farla girare con il posteriore, andare al punto di corsa, e quasi non basta la gomma da bagnato con Avi che stava finendo in aquaplaning in trazione, incredibile. Sì, sono condizioni davvero estreme adesso, che vedi la pista è completamente allagata. Sì, Devono bellissimo. stare lontano dai cordoli e non uscire dalla trattoria ideale perché c'è l'effetto aquaplaning. Insomma, un bordo un po' alla volta. Stiamo vedendo con anche Andrea correzione in trazione, spettacolare questa fase di gara per i piloti, immagino un vero e proprio inferno per noi al commento. Ci stiamo gustando questo secondo round del Camino. Thomas Batti effettivamente con la sua Jaguar fedele alla Gran Bretagna con la guida a destra, non avevo notato ciò, adesso sono andato a bordo con lui e l'ho Sì. visto, con Thomas Batti al momento in Ah, quinta pure la. posizione. Se vuoi un'altra chicca, pure la Subaru BRZ alla guida a destra. Basta Vado a recuperare, sì, infatti che vai su Palmieri. Palmieri. Sì. Adesso il Nico 90 ha chiuso quindi un giro, diciamo, ovviamente anche il precedente era cronometrato, ma con uscita dalla pit lane era un giro di lancio, quindi
finita questa carrellata di onboard con i piloti, chi lavora tanto sul volante come Matheus con la Inter con un forse quasi lungo differente, no, decisamente lungo perché il punto di corda non è riuscito a trovarlo, con l'interno del Beetle totalmente comunque coperto dalla livrea anche. Ho visto 58 e 8 di pittaccio come da Focuretta, che è un bel andare. Pittaccio, sì, 2-0-0 e 4 adesso, ho fatto registrare in questa tornata. Questo vuol dire che è aumentata la pioggia. In presenza sì, 56 e 4, andiamo lì davanti per vedere Nico, 2-0-0 e 2-0-0 e 0-51 effettivamente, si va sui 2 minuti al giro e qui nel T3 che si fa davvero tanta fatica, le velocità effettivamente... Non hai trazione. Sì, sono anche più basse, si riparte da questa chicane lentissima, esageratamente stretta e guardate quanto deve correggere GT Avi per riuscire a tenere la sua Subaru, quasi imbizzarrita, tira verso l'esterno e non gli permette di... trovare effettivamente il giusto punto di trazione per almeno uscire dalla curva, poi eventualmente pensare al breve rettilineo, anche se resta in un leggero accenno verso destra. Ti dico un'altra cosa, se fai short shift, come siamo abituati su Formula 1, per farti un esempio, la macchina va ancora di più a non trovare aderenza col posteriore, quindi non traziona, ancora peggio, quindi stai continuamente in controsterzo a tenere la macchina, cercando di tenere la macchina tutta. Allora è una fase esageratamente interessante anche per vedere a livello di cronometro chi sta riuscendo a interpretare nel migliore dei modi questa situazione. Per il momento il Nico 90 continua a guadagnare nei confronti di GT Avi, ma Nico ricordo che ha imbarcato meno carburante durante la sosta, almeno così ci è sembrato, visto che FRT GT Avi è andato molto lungo con il pit stop, ha perso una decina di secondi e la sua sosta anche qui in trazione alla 1 gli è scappata quando era ormai, immagino fosse già verso la quarta marcia, verso 150 orari, vediamo Andrea. Sì, là si sta passando tra la quarta e la quinta, bellissimo, là passi tra la quarta alla quinta e la macchina perde trazione, soprattutto se sai, ho notato una cosa, devi stare sulla parte sporca tra virgolette, che non passeresti mai sull'asciutto, se passi lì col bagnato non ti fa quell'effetto che ti parte il posteriore all'improvviso. Beh sì, è una cosa che si fa anche in pista nella realtà, nel cercare la parte gommata, soprattutto nella fase di frenata, correzione per Palmieri che invece riesce poi a sfruttare tutta la pista, poi quella parte gommata che il bagnato diventa ancora più viscida rispetto alla traiettoria, come ben detto in precedenza, opposta a ciò che faresti sull'asciutto. Pitaccio 2-0-1 e 4, 2-0-0 e 4 per Palmieri, 2-0-1 e 3 per Cervola, e quindi perde un secondino su Palmieri che cerca di rifarsi sotto. Thomas Batti 2-0-0-192, 2-0-1-0-25 per Dagris, 0-1-189 per Andeo in terza posizione, 0-1-0-57 per Avi, 1-59-0 nell'ultima tornata per il Nico, l'unico dei piloti quindi nelle prime 8 posizioni a tornare a girare sotto il muro dei 2 minuti. Forse questo temporale si accompagnerà almeno molto la gara per i piloti, ma mano a mano stanno riuscendo a prendere mano, perdonami le troppe ripetizioni, con questa fase con questa evoluzione. Forse è lungo? Nico? Sì, tanto lungo, lunghissimo in curva 1. Riesce a girarla, sfrutta un po' della via di fuga, fortunatamente è in asfalto dopo un leggero tratto in erba, ma credo andrà a perdere facilmente quasi 2 secondi, soprattutto nella fase di trazione nei confronti del Nico 90. Guadagno ovviamente tanto qui in frenata, poiché è andato lungo, infatti dai 12,9 si passa a 11,6, un secondino e tre quindi perso, quasi quello che ipotizzavamo nei confronti del Nico 90. Si lavora tanto anche sul... sì, trovare il ritmo, ma ovviamente è fondamentale non commettere errori, anche perché lì le barriere sono lontane, però in tutto il resto della pista, soprattutto se scappano così tanto le vetture in trazione che a Terrell sono molto vicini, un danno pesante si paga per tutto il resto del giro. Sì, senza considerare il fatto che il gioco di tanto in realtà si... Buonasera a tutti quanti alla chat, vi vengo a recuperare in live, buonasera a tutti, uno sguardo anche a ciò che sta accadendo nella lobby pro, con per il momento Garasa davanti a Big Bon Y46, Cesarazzo 275, poi in quinta posizione Ale 246, e la live
la vedo andare bene, personalmente non ho nessun... Ok, a posto. Magari proviamo a ricaricare Twitch, forse qualche difficoltà, un attimino di buffering. E torniamo lì davanti, intanto è arrivato al doppiaggio GTA nei confronti di Lopez, che al momento milita in dodicesima posizione, deve aver commesso tanti errori il pilota a bordo della Vision per quanto riguarda la Toyota, anche le frecce attivate addirittura forse per indicare dove effettuare il doppiaggio. Ah, GTA V26, FRT GTA V, scondola tanto Lorenzo D'Amore in questa fase, aveva un buon margine nei confronti di Deproce che, nonostante le tante penalità, è poi riuscito a sopravanzare il collega in Toyota con una versione diciamo più smart da quanto sviluppato dalla casa giapponese con la Supra per Need Project. Poi con la Inter a chiudere la top 10 con l'unico Beetle presente in pista, Matthews con la McLaren cerca di far ritmo per restare lì eventualmente con Pitaccio che invece sta tornando a prendere Palmieri. Palmieri anche lui è andato sul 59 così come Pitaccio. Piloti che forse continuano anche Thomas Batti, forse pista che sta migliorando, 59 anche per Dagris. Sono i primi tre Intanto sul 2-0. ti aggiorno che la Lobby Pro adesso sono a giro 9 e sta iniziando a piovere forte. Quindi anche per loro si prospettano poi questi 7-8 giri di quasi tornato sul circuito del Fuji, che abbiamo visto una ancora tanto sotto sterzo l'ingresso qui invece per Andrea 91 che davvero non riesce a trovare il punto di corda. Su di lui sta rinvenendo Dagris egregiamente, era sceso verso i 5 secondi, era scivolato il pilota della Supra, sta risalendo bene in questo momento. Torniamo con Pitaccio perché è a 1,5 da Palmieri, sta guadagnando l'unico pilota ad aver fatto due giri consecutivi sull'1,59. Adesso 1,59 e 0,39 per Matteo Pitaccio, e quindi si mette a caccia di SF Palmieri. Staccata della chicane, andiamo a bordo con lui per vedere la fatica che si fa in trazione. Credo a questo punto meno rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza. Oppure un super Pitaccio ha trovato una grande confidenza con la pista. Credo sia... Oh mamma! Che correzione! Scappata di colpo, sembrava essere uscito ormai dalla chicane, star pensando già all'ultimo complesso di curve, invece subito poi è dovuto tornare a correggere il posteriore della sua AMG che imbizzarrita stava cercando di scappargli via. 1-1 nei confronti di Palmieri, ovviamente suo rettilineo principale potrebbe cercare di recuperare ulteriormente grazie alla scia. Qui pessima l'uscita purtroppo di Palmieri che a centro curva scappa via il posteriore della sua Aston, no pardon, non Aston, anche lui è con la Subaru, e è scappato invece il posteriore di Pitaccio in uscita, e quindi anche un effetto pendolo, correzione sia verso sinistra che verso destra per Matteo che torna, non torna, resta sul 59, 1,59 e 687. Ma si muovono tanto anche in frenata, le vetture è bellissima questa fase di gara. Eh sì, Magari molto infatti molto conta difficile. se non si riesce a trovare il giusto equilibrio, però una volta che poi si arriva su quel sottile filo sulla quale danzare, credo sia molto divertente anche per i piloti, insomma, avere queste reazioni delle vetture. Zona attacco Pitaccio sotto al secondo nei confronti di Palmieri per la settima posizione. Lui che scattava dall'ultima posizione, uno dei pochi piloti, almeno l'unico sicuro nei primi otto ad aver effettuato due pit stop, scattando con la gomma morbida, è passato alla media. Poi, una volta che si è andato a bagnare il percorso, è passato anche lui alla mescolata. Bagnato estremo, correzione incredibile da parte di Palmieri che la stava perdendo oltre 200 km orari. Staccata, vediamo dall'esterno, telecamera non aiuta in questo momento. Prova Pitaccio dall'esterno della chicane nei confronti di Palmieri che aveva avuto quella fase di estrema difficoltà, bussata da parte di Pitaccio al posteriore della Subaru di Palmieri. Qui cioè, è decisamente complicato, però abbiamo citato in precedenza Massa, Kubica, la situazione meteorologica è simile, forse le vetture più ingombranti decisamente rispetto a quanto aveva offerto la Formula 1 in quell'anno, completamente di traverso Pitaccio qui alla penultima curva, ancora una volta bussatina a Palmieri, probabilmente
può calmarsi, cercare di favorire la trazione qui all'ultima curva, andare sul gas il prima possibile cercando di scondolare. Un pochino l'ha fatto. E adesso con la scia dovrebbe riuscire a completare la prova di sorpasso con Palmieri che addirittura parzializza. Lascia andare Pittaccio, non c'era una penalità sulla testa, è il caso di dirlo, viste le grafiche di GT7 di Palmieri, quindi ha deciso di alzare il piede e lasciare sfogare Matteo Pittaccio, magari cercare di trainarsi anche con l'effetto scia. 6 secondi dalla top 6 con CJ Cerbola, che comunque una gara non facile la sua perché bene o male lì davanti sono quasi sempre intorno ai 2-3 secondi, tranne il Nico che ha scavato questo solco con GTAV dopo la sosta, imbarcando meno carburante. E CJ Cerbola invece è sempre stato quasi da solo, tranne le primissime tornate, e quindi magari non facile avere la concentrazione sempre sveglia, sempre attiva. Fase di Tra un po' doppiaggio. dovremmo arrivare in una situazione in cui sarebbe possibile mettere intermedia. Eh sì, ha smesso effettivamente di piovere, adesso la pista sognerà vedere quanto ci metterà ad asciugarsi in maniera sufficiente per le intermedie. Con il bagnato è andato, insomma, con queste immagini direi estremamente. Quanto abbiamo visto in precedenza, però non così tanto, GT Avi, poiché è scivolato a 16 secondi e 8 nei confronti del Nico 90, ha avuto una fase poco felice adesso nel complesso della penultima ed ultima curva, un po' di difficoltà in trazione e nella correzione nella sua Subaru, al momento 16 secondi dalla vetta del Nico 90, che invece addirittura sul 58,8, ovviamente come detto in precedenza ha smesso di piovere, pista che mano a mano si andrà a migliorare, vedremo quale sarà la scelta, se andare avanti finché non si andrà, finché la pista non diventerà da gomma asciutta, oppure provare a andare sulla mescola intermedia. Mi sembra la scelta più saggia andare sull'intermedia, insomma. Ci metterà la Ah, pista non per asciugarsi. so, no, non ne sono tanto sicuro. È così raro. Oddio, qui da questa immagine vediamo un bel sole. Il cielo è molto limpido nella parte ovest del circuito, ma decisamente in lontananza. L'evoluzione del meteo è molto interessante e sarebbe intrigante anche, magari invitando Fabio Max, visto che ha questa passione per l'astronomia, fare una endurance in notturna, visto almeno quanto si diceva in fase di presentazione. Io non ho personalmente avuto modo di testarlo, poiché ne so decisamente poco. A livello di astronomia, questo GT7 si parlava della ricreazione dell'intera volta celeste, del cielo stellato, quindi dell'effettivo cielo che è diverso al un panorama, ovviamente, rispetto a Monza, per una pura questione, ecco, geografica. Sì, te lo posso confermare perché l'ho testato, questa, l'ho testato e effettivamente il cielo è diverso. Le stelle che vengono raffigurate a buon panorama, per esempio, oppure a Fuji, sono diverse da quelle che si vedono in Europa. Io intanto provo a aggiornare la live qui su Twitch e mi funziona, va tutto in ordine, quindi dalla chat eventualmente se anche qualcun'altra delle difficoltà fateci sapere, tutto, al momento è tutto in ordine. Dalla Pro qualche aggiornamento, sono al 21esimo minuto di gara mentre noi abbiamo da poco scavalcato la metà, 33 minuti, no, perdono, l'abbiamo scavalcato abbondantemente, ho questa fissa che è un'ora di gara, invece sono 50 minuti di gara, 33 di Sono tempo. 60, non ci puoi fare niente. Abbiamo un'ora o 50 minuti? 50 minuti. 50 minuti, c'è anche scritto nella grafica, C'è sono anche tempo scritto. gigante. Quindi 50 minuti di 33 minuti di 50, quasi in scadenza il 33esimo. Nella Lobby Pro invece sono in corso al 22esimo. Hanno iniziato il valzer dei pit stop con Garasa, che quindi leader della classifica, è sceso in sesta posizione. Al momento c'è Big Bon Y46 al comando, presumo con gomme da bagno, forse no, ancora in pista con le gomme slick. Insomma, potete andare a vedere anche voi la live e farmi sapere, ovviamente, visto che con l'audio siamo qui in questa lobby AM, come è andata per il momento dal Nico 90 con 16 secondi di vantaggio nei confronti di GT Avi, che bisognerà vedere come riuscirà a colmare questo distacco. Ok, che ha imbarcato più carburante, forse lui per andare fino all'asciutto, mentre il Nico 90 starà anche lavorando sulle mappature del carburante, ovviamente per andare a consumare di meno e cercare di allungare il più possibile la vita
di questo pneumatico ed arrivare anche lui fino a quando la pista sarà effettivamente agibile, anche con le gomme slick, continuano a sollevare tanta acqua per il momento le vetture. Credo si tornerà a girare sull'1,50 basso per questa tornata, 53,6 in precedenza. Il miglioramento è ovviamente importante man mano che la pista si va ad asciugare, forse addirittura batte il muro all'1,50, 1,49,2 per il Nico 90. Andiamo a confrontare il tempo di GT Avi per capire effettivamente quanto ok la differenza di carburante, ma Nico sul bagnato ha fatto una grande differenza in confronto di GT Avi, che invece lo aveva fatto a sua volta sull'asciutto. 52 per GTA, quindi perde un secondo preciso. Non è semplice la guida sul bagnato, cioè doverti adattare al bagnato. C'è chi lo fa meglio, chi fa un po' di fatica. Adesso mi aspetto che i tempi scendano un altro paio di secondi. 50 anche per Thomas Patti, per il momento solo il Nico sul 49. Ai box invece Dagris con la sopra, il primo a muoversi, e forse mi sembra un azzardo già la slick, credo sia intermedia per lui. Ok, Sicuro intermedio. la grafica per il momento rimane sul bagnato, quando lascerà la piazzola dovrebbe aggiornarsi. Addirittura slick, gomma morbida per Dagris, che non so come uscirà qui dalla pit lane, anche perché è allagata la corsia d'uscita. E infatti va lungo alla 1, riesce a frenare per non andare nemmeno a toccare la linea bianca. All'esterno di curva 1 sarà un giro molto difficile per Dagris. Si è fermato anche Matthews con la McLaren, vediamo cosa opta. Anche sul tetto campeggia il logo della ESL, anche lui gomma slick, gomma morbida. Un po' di Stesso lotta con team. Palmieri e con la Inter, con Palmieri che credo anche lui sia andato sulla slick, poiché era andato molto lungo in curva 1, lunghissimo anche Matthews. Addirittura sfrutta tutta la via di fuga, sobbalza poi ecco sul prato esterno al cordolo di curva 1 in trazione. Pittaccio risale così in quinta posizione e ha sopravanzato Cerbola. Cerbola che non si è fermato, quindi forse un errore a parte di Cerbola, aveva 5 secondi abbondanti di vantaggio nei confronti di Pittaccio. Andiamo a misurare i tempi, 52-49, non sembra leggere un errore. 48-51 invece per Pittaccio, che comunque è poco, forse un errore proprio in questa tornata da parte di Cerbola. Vediamo come si muovono i ragazzi, credo a questo punto che la gomma slick sia a portata un po' di tutti. Thomas Batti anche lui va ai box, decide di allungare Cerbola e vediamo come va sul 1,49,5 di nuovo, mentre davanti 48,4 in questa tornata, quindi forse ha commesso un errorino in quest'ultima tornata a Cerpola, poiché il miglioramento non è stato così evidente. Thomas Batti e Pittaccio allora ai box. Possiamo anche vedere quanto era rimasto di carburante disponibile a Batti, che esce subito, non fa rifornimento. Rimane quindi in pista con 37 kg di carburante. Al momento 46 per Pittaccio, invece va. No, anche lui interrompe il rifornimento, quindi i piloti che si aspettano. 12 minuti di gara. Non lo so se arrivano. 12 minuti girando, adesso credo migliorando se torneranno sull'1,40. Si tratta di 8 giri all'incirca, anche qualcosa di meno. È molto interessante. Con la Inter ai box, torniamo lì davanti per capire. Sarà divertente adesso leggere il carburante tra Nico e Avi. Nico che Hanno comunque. limite. Per arrivare, dici Pittaccio? Nico decide di ancora andare avanti. Attenzione perché anche è passato sulla linea. Non vorrei che gli sia data una penalità. Passato sulla linea che separa l'ingresso della pit lane dalla pista. Non arriva nulla, fortunatamente, No, sul fuoriuscita. è andato a raffreddare le gomme, Ah, quindi sì, è a cercare il bellissimo anche bagnato. questo. Sì, a cercare il bagnato per raffreddare lo pneumatico. Ma è bellissimo. Lo dico, E con la tromba quando lo d'occhio l'ho fai fatto così, per farmare, però siate onesti. quando tagli la linea d'ingresso ai box e resti in pista, il gioco non ti dà penalità. Ah, ok, lo fai. Vabbè. Allora proseguono Nico, Avi, anche Andene ha deciso di non fermarsi. Cerbola invece impatta violentemente contro le barriere all'ingresso della pit lane. Tanto Lopez che disconnessione, purtroppo termina qui la sua gara. 39 minuti di 50, non credo, siamo forse sì di poco, nel 90% di gara, insomma, per entrare in classifica. Vedremo se No, almeno.
secondo regolamento, tutti quelli che hanno iniziato la gara e si ritirano, si disconnettano, sono classificati. Ah, ok, va bene. Cerbola ovviamente anche Quindi. lui fa sulla gomma slick, 4 secondi e mezzo di penalità e quindi Pittaccio ottiene definitivamente la sesta posizione. Cerbola va anche lungo alla 1, fase difficile questa di lettura del cambio mescola. Dagris dovrebbe essersi fermato. Dovrebbe essere tra i primi piloti ad essersi fermato, così come Thomas Batti. E quindi nel complessivo Pittaccio, nonostante la sosta in più, alla fine è a 3 secondi da Dagris, in una strategia, insomma, che più o meno dovrebbe portare questi tre piloti tutti quanti fino alla bandiera a scacchi. Vediamo come ci arrivano a livello di carburante, è molto interessante. Nico ancora non si ferma. Quanto è grande il serbatoio? Ma credo qualcosa l'abbia imbarcato, in effetti, quando si è fermato, decisamente meno di Avi. Sì, allora ha rimesso 82 litri, è ripartito. Allora era Quindi. Avi che aveva fatto il pieno. E se Avi prova ad andare fino in fondo senza tornare sulla slick? È la possibilità, si risparmia la sosta. Perché 9 minuti e adesso 90, è niente. se vai a controllare i tempi, Avi, GTA dovrebbe girare sul 46. GTA V 49-1 l'ultima tornata. 48-2 Nico, vediamo chi ha la slick. 46-9 Dagris. E quindi 43 ecco, Pittaccio. ha messo la gomma in temperatura, Pittaccio. Incredibile. Ok, adesso Dagris va sul 42. Forse in quel giro aveva fatto un errore. Pittaccio vola. È tornato. Ha preso un secondo e mezzo nei confronti di Dagris. E ha già passato Thomas Batti, che invece forse ha fatto un errore perché è girato in 47. Pittaccio è in lotta sicuramente per la quarta posizione. Poi 20 secondi da riprendere Andrea. Non credo basti un minuto, perché da adesso ne mancano 8. Quindi forse 5 giri prendendo Tu considera che sta 6 secondi al girando giro. nell'ultimo no, giro ha girato 9 secondi più veloce del primo. Sì, molto. Andrea l'ultima tornata 48,7, mentre Pittaccio 39,999, il primo e anche l'unico dei piloti a tornare ad abbattere il muro dell'1,40. Se non perde troppo tempo in questa lotta con Dagris, può addirittura puntare al podio, partito dall'ultima posizione. Secondo me Splendido, potrebbe complimenti vincere. all'organizzazione comunque per questa scelta del meteo. È stata un carriera di Grazie, grazie. strategie bellissime, complimenti. Grazie, grazie. Insomma, c'era da impegnarsi nel provarla, quindi anche per il tempo nel decidere quando far arrivare la pioggia, quando farla durare. Adesso lo posso dire, l'ho provato per 15 giorni il meteo per capire quale fosse la situazione migliore, più divertente. E chissà in questi ultimi giri, perché si riannerisce di colpo il cielo qui al Fuji con Matteo Pittaccio all'ultimo curva, prova a farsi vedere nei confronti di Dagis, si accende la lotta per la quarta posizione. Sarà interessante vedere se tornerà eventualmente alla pioggia. Credo di no, perché Andrea decide di fermarsi. Quindi aveva ancora benzina, o la gomma da bagnato ha completamente ceduto. Spanala addirittura Pittaccio nei confronti di Dagris. Va a mettere pressione, prende tutta la scia della Supra. Lotta per la quarta posizione con momentanea terza posizione, vista la sosta di Andrea 91, che dalla mescola da bagnato credo tornerà sulla sciotto. Pittaccio dall'esterno, che è staccata profondissima, non riesce a frenarla. Incrocio di traiettorie, bellissimo con Matteo Pittaccio, però per il momento resta affiancato a Dagris, ancora vicini. Sportellata tra i due, un po' di DTM anni 80 per non farsi mancare nulla in questo splendido GP del Fuji dall'esterno. Pittaccio profondissimo, la tiene anche in pista. Che sorpasso bellissimo, che serata splendida finora. Partita con l'ennesimo incubo a livello di connessione per Matteo Pittaccio, bravissimo in questa fase nel riuscire a salire con i piedi sul podio. E adesso vediamo, 6 minuti al termine del GP, 20 secondi da GTA, vi sta già guadagnando tanto. Sarà interessante anche vedere quanto Andrea adesso riuscirà a recuperare, visto che anche lui è tornato sulla mescola slick. Intanto ti do un aggiornamento dalla Lobby Pro dove abbiamo il nostro Alesi che è secondo e se ho capito bene sta attuando la strategia che gli ho detto io ieri sera. 52 Nico 90, che credo stia andando in una mappatura estremamente conservativa. Si alzano tantissimo i suoi tempi, ha perso 4 secondi rispetto a due tornate fa. GTA, vediamo 49-2. Vai box GTA, per tornare anche lui sulla gomma slick quando mancano 5 minuti al termine. Penalità per lui, è entrato troppo aggressivo in pit lane, ha tagliato la linea a terra e quindi un secondo e mezzo di penalità da scontare. E adesso No, sono un secondo e mezzo, ho preso il muro, l'ingresso del Ah, box. addirittura.
Non mi era sembrato, vero? Se è un secondo e mezzo, ha preso il muro. O ha preso un taglio alla chicane, alla S veloce dopo il primo settore. Allora, visto il Che lì ti dà meteo, un secondo e mezzo di vita. visto che la pista è ancora decisamente bagnata fuori traiettoria, uno splash and go per GTA che va sulla mescola slick, dovrà sopravanzare Dagris. 8 secondi da pittaccio, 28 e 2 per pittaccio dalla vetta, dalla possibilità di vincere addirittura questo GP. 5 minuti al termine con il Nico 90 che cerca di portare fino alla bandiera a scacchi. A questo punto la sua vettura non avrebbe senso, almeno credo, meno di un cilindro tirato fuori dal cappello da parte del Nico 90, di fermarsi ora e andare sullo A slick. meno. No, non ha senso adesso fermarsi. Potrebbe esserci uno scroscio di pioggia a breve, e quindi vanificherebbe la strategia di che ha montato con Sadik molto presto. Oppure, cioè, il Nico 90 sicuramente adesso andrà fino alla fine, e se la giocherà con Matteo, che è il primo, o con Sadik. Che nell'ultimo giro Matteo gli ha preso 13 secondi. Nico va ai box, infatti. A questo punto, per andare anche lui sulla gomma slick, fondamentale essere perfetto qui all'ingresso. Erano rimasti 16 kg di carbon. Controlliamo pure se fa uno splash di benzina. 4 minuti. La gara termina una volta lì, allo scadere del 50° minuto, si conclude quel giro, o poi c'è anche un giro in più? Si conclude quel giro. Oh. No, si conclude quel giro. E allora Nico 90, 16 kg di carburante, finisce dietro, appena dietro, no, quella Need Bridge. Eccolo pittaccio, pittaccio davanti di 6 decimi, incredibile, scattato dall'ultima posizione, adesso si ritrova a combattere per la prima posizione con un'effettiva occasione di potersela giocare in pista a pari merito, addirittura Fuchsia, record nel primo settore per Matteo Pittaccio che inizia a spingere, si fa da parte Need Bridge, si tira fuori un po' la Yamamoto con Alonso e Button a Monza, è decisamente la scelta migliore per non andare a creare difficoltà a Pittaccio in lotta con il Nico 90 per la prima posizione, più staccato Dagris a 4 secondi e 3 e molto più staccato Andeo a 6 secondi da Dagris. Pensavo fosse riuscito GTAvi ad avvicinarsi, invece Avi è addirittura dietro Andeo 91, quindi incredibile per il Pullman a livello strategico. Insomma, la lettura della gara non è stata delle migliori, addirittura si trova a competere per una tra virgolette mesta rispetto alla pole position, quarta posizione. Andiamo un bordo con il Nico 90 alla caccia all'inseguimento di Hanno Matteo aspettato Pittaccio. troppo a cambiare. Da wet a Hanno slick. aspettato troppo. Sì, da wet a slick. Forse si aspettavano un cambio meteo repentino, qualche scroscio di pioggia, ma non hanno fatto conto con l'intensità del vento, Bello anche che è questo, è vero. 2,7 metri al secondo, quindi ha rallentato l'ingresso di un eventuale scroscio di pioggia. 1.35.9 l'ultima tornata da parte del Nico 90, ovviamente con il timer che è tra virgolette buggato, insomma inizia a girare da quando la vettura torna in pista, quindi un giro velocissimo per lui. Arriva sotto in staccata nei confronti di Matteo Pittaccio, correzione, on board con il Nico 90, alla caccia di Matteo Pittaccio, lotta per la prima posizione quando mancano meno di 2 minuti al termine del giro, quindi penultima tornata per il Nico 90. Attenzione anche alla strategia, al gioco di scie, poiché potrebbe essere Toglie interessante. mezzo secondo. Ha Ha tolto avuto una mezzo grande secondo al scia. T1. Eh sì, nel T1 ha avuto una grandissima scia stando vicino a Pittaccio. Poi ha preso molto in frenata. Si muove tanto qui la Mercedes di Pittaccio, che ha anche una gomma più serrata. Quasi a spingere Matteo Pittaccio. Il Nico 90 ci prova. Lotta per la prima posizione. Giro 27 con il Nico che va all'esterno di curva 1. Matteo Pittaccio continua a difendere l'interno. Va lungo l'incrocio di traiettoria a parte il Nico 90 che porta all'errore Matteo Pittaccio. E non è finita. Attenzione, perché se riesce a stare vicino qui nelle ultime tre curve potrebbe poi cercare di approfittare della scia. Ma scappa via il Nico 90 e credo Pittaccio siano troppo consumate anche le gomme di Matteo. sì, dovrebbe aver fatto 8 giri, mi sembra. No. Ventesimo giro, un 2.14, quindi credo ci sia la sosta lì, e quindi settimo giro più o meno, credo. Sì, siamo al limite con le gomme, e poi soprattutto ha frenato con le gomme usurate, sul buio della pista, e quindi ha perso la direzionalità per un momento delle gomme. Sull'umidino è andato a frenare, diciamo, per difendere la Eh traiettoria sì. interna. Quasi, ecco, non
Non quasi, credo a questo punto convenga rimanere in queste condizioni, rimanere sulla traiettoria ideale, concedere al rivale, se proprio vuole sorpassare, andarci lui sul Lumino a provare a frenare. Forse Esatto, Lico l'avrebbe frenata lo esatto. stesso, visto la gioventù del suo pneumatico, però sarebbe stata una situazione molto interessante. 50° minuto in questo momento, quindi sposta la bandiera a scacchi per i piloti che stanno cominciando a transitare sul traguardo. Sono Palmieri, che quindi in settima posizione va a prendere la bandiera a scacchi, in ottava CJ Cerbola, in nona sta per poi arrivare Matthew con la Inter in decima, undicesima per Nid Broge. E quindi torniamo davanti con il Nico 90, dalla minimappa c'è lotta con... Questi Ah, Avi è riuscito a sopravanzare Andeo. piloti che hanno preso bandiera verranno classificati con più un giro. Eh sì. E allora, ultimo settore per il Nico 90 che scattando dalla terza posizione, se non vado errato, è stato molto intrigante a livello strategico. Insomma, il 22 alla Jenson Button che campeggia sulla sua Subaru è specchio effettivamente di una gara corsa con la testa, molto intelligente a livello di carichi di carburante da dover imbarcare, forse allungata, ma solo, diciamo, messa a vacillare. Solo da una grande strategia invece da parte di Matteo Pittaccio nel cercare di anticipare il più possibile, il Nico 90 riesce ad ottenere ed a sfanalare per primo sotto la bandiera a scacchi qui al Fuji, vince gara 2 del campionato italiano Gaming Center, seconda posizione per Matteo Pittaccio che partiva dall'ultima casella sulla linea di partenza, arriva in volata tra Dagris e GT Avi, sembra avere il sufficiente sprint, Dagris si avvicina molto a GT Avi che si affianca, no non ce la fa, arrivano vicinissimi i due separati da solo un decimo, ma sale sul podio Dagris davanti a FRT GT Avi. Quinta posizione per Andeo 91 e poi sesta posizione per Thomas Batti che andrà quindi a chiudere questo GP al Fuji, come detto, secondo round con il campionato italiano Gaming Center, powered by Formula Italia Team, CFS, molteplici ragazzi che ci stanno aiutando nella realizzazione, Libertas, Netgamers Console, c'è anche 3D Rap, ce n'è tanta di carne al fuoco, www.formulaitalianteam.com per scoprire di più. Sul canale Twitch di Formula Italian Team è ancora in corso 40 minuti di cronometro ed è molto interessante perché Garasa al momento è in quarta posizione e quindi è ancora in corso la Sì, Robby avevo notato Pro. prima. Non credo sia stata una gara così lineare per Garasa 91 e quindi è ancora più interessante il potersi poi spostare a seguire la Robby Pro. Io credo che Ecco, adesso siamo in conclusione. questi sono. Vai, vai. Aspettiamo i risultati finali. Ah, giusto. Ci vediamo. Sì. No, stavo a dire che il meteo ha sconvolto tutto, perché è vero che è preimpostato. Col vento cambiano molte cose e magari qualcuno ha fatto qualche scelta diversa, non sappiamo cosa saranno fatti in pro, però ci siamo divertiti davvero tanto, tante Tantissimo. strategie che sono incrociate, beh, divertente. Poi diciamo che Pittaccio ha fatto una sosta in più quando è partito con le morbide, è passato alle medie, quindi ha recuperato una sosta in pratica. Vado in parata allora il Nico 90 e Matteo Pittaccio fino al rientro ai box e la conclusione ufficiale di questo secondo round con il campionato italiano Gaming Center arriva in questo momento, va in archivio quindi il GP del Fuji prossima settimana, credo sempre di lunedì o sono due gare a settimana? Due Tra gare? due settimane, Ah, due. di martedì sempre, appuntamento a Laguna Seca. È decisamente tortuoso il catino americano. Beh, diciamo che sono state No. banali le scelte. Lì a meno del fango tirato in pista non so cosa posso. Oddio, non si sa mai. Accettiamo tutto. Se tira fuori delle gare così belle, accettiamo tutto. Purtroppo cioè, non è possibile mettere la pioggia. Immagino. Però la pista la conosciamo tutti, è bella, difficile. Ci faranno divertire lo stesso. Molto Spero di bene. essere in vista, io a divertirmi. Anche sì. Molto bene, allora siamo decisamente Credo. in conclusione. Sì, vai. Sì, no, credo che i risultati ce li siamo giocati, non sono usciti, infatti. Orca, io sono uscito, non ho fatto caso. Poiché vedevo soltanto i nomi. Se faccio guarda la gara. No, no,
Salviamo No, ormai il replay. sono Salviamo volati, sì, il replay. salviamo Salviamo tutto. il replay e bene Credo così. eventualmente siano usciti ai piloti, magari recuperiamo anche da loro. Comunque, dai, con il replay proviamo a recuperare tutto. E insomma, non potevamo chiudere senza fare. Non potevo chiudere senza fare io in primis qualche No, no, ma non so. cappellaccio. No, non sono proprio apparsi. Ah, Cioè, le vetture sono state riportate ai box e non sono apparsi i risultati. Quindi è sempre il gioco che ok. Ma è un po' alla bello. volta, dai, lo tiriamo fuori. Vedete anche molta sportività nella chat con i ragazzi che si salutano. Direi che siamo in conclusione. E grazie veramente per il supporto di questa serata. Grazie mille, Ernesto, anche per il lato tecnico, perché io sì, commento quello che fanno, ma di molte cose. E io per ora soggetti ho solo farmato, poi le meccaniche del gioco ho capito poco. Oh, grazie a te, Raffaele. Ci vediamo in pista tra 2 martedì. Molto bene, allora come di consueto vi rimando ai social Formula Italian Team e sul sito di Formula Italian Team trovate l'apposito post con la descrizione di tutto, di Libertas, di NGZ, di ESL Italia, 3D Rap, insomma tutti i partner che ci stanno aiutando nell'organizzazione e nell'effettiva messa in piedi di questo campionato italiano Gaming Center che va in archivio, quindi con il round delle Fuci. Anche da parte mia, Raffaele Delli, per voi, Roshi, è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte.